Lud, ciao, come stai? Come sto? Sto facendo i conti e le cose non vanno bene. Abbiamo un sacco di bollette, utenze, spese per il bar, lo stipendio Ma della. sei sicuro che hai fatto bene i conti qui? Sì, purtroppo la situazione è questa. Siamo Ma messi male. e se secondo te se tagliamo le spese con la Frangi? Se no ci vorrebbe qualcuno che risollevasse le sorti del nostro cocktail music club. Buonasera, Ciao buonasera. Frangi. Scusate, Buonasera. cosa state facendo lì a non fare niente? Stiamo A non facendo fare i conti che non niente. vanno bene, purtroppo. Fuori è pieno di gente che sta aspettando i miei fantastici cocktail, che sono i migliori della città. Oh, batti un 5, Lud. Guarda, Lud, che musicista ti ho portato. Gregorio Carraro. Ah, benvenuto. Grazie mille. Benvenuto al Cocktail Prego. Music Club. Grazie. È un piacere. Vai. Allora, abbiamo sempre dei musicisti di levatura molto importante. Il Davvero. maestro Gregorio Carraro è un flautista, un oboista, ma suona anche degli altri strumenti a fiato. Ma facciamolo dire a lui. Sì, tutto è nato quando ho cominciato a frequentare il conservatorio. Tempo fa, nella classe di oboe. E poi però a un certo punto mi è nata questa passione per il flauto dolce, che era uno strumento che suonavo da sempre. E ho conosciuto Sergio Balestracci, che è stato il mio primo insegnante, quello con cui sono diplomato poi in flauto dolce a Padova. E di lì è nata poi una passione smodata per la musica del 500-600 e anche del 700. Questa musica è eseguita su strumenti originali, strumenti o copie di strumenti originali, e mi ha portato appunto a studiare anche il flauto traversiere, che è la versione settecentesca del flauto traverso che oggi conosciamo, e anche l'oboe barocco. Poi sono ritornato alla mia prima anima. Gregorio, ma quando tu eri piccino, a casa tua, che musica si ascoltava? Perché la musica che suoni è molto Allora, questa è particolare. una buona domanda. Gli ascolti, secondo me, nascono sempre perché uno trova, almeno quando è piccolo piccolo, dei dischi a casa, no? E questi dischi hanno un'importanza, secondo me, fondamentale perché condizionano la dimensione emotiva, affettiva, il gusto in qualche Eh maniera, sì, no? proprio nei primi Nei anni, tra primi l'altro, anni in cui no? uno poi è capace di mettere su un disco. Io parlo ancora di vinile perché ormai ho Sì, una sì, sì. certa, però si è Abbiamo fatta tutti una una certa, certa qui. però. Ecco, sono quei dischi che ti condizionano. Io il primissimo disco che ho ascoltato era un disco di Lucio Battisti. Hai sentito Ciù? Lui si ricorda il primo disco che ha ascoltato, ma tu te lo ricordi il tuo primo disco? Sì, però È un po' se lo come dico. il primo Però amore, non devi prendermi in giro, però, quando lo dico. Io Ascolta. ascoltavo gli Intillimani. Te li ricordi? Come no? Il Condor Pasa. No, a parte questo, diciamo che i primi dischi sono quelli che condizionano, diciamo, un po' la. Tra i vari dischi di musica leggera che ho ascoltato, un po' ascoltavo anche gli Europe, capito? Avevo anche un disco, Il Final mi avevano Countdown. regalato un disco di Scialpi. Però, tra i vari dischi che ho ascoltato, ce n'era uno di un editore francese che aveva musica dei trovatori ed era un disco veramente fatto con degli strumenti antichi. Quindi il mio primo ascolto di musica antica è avvenuto proprio in quella stanza, in quella raccolta di dischi e in quei momenti in cui, quando tornavo da scuola, mi mettevo in quel salottino lì per ascoltare della Ed è musica. stata una folgorazione, Ma questo è a casa diverso. tua si ascoltava tanta musica, i tuoi genitori Si ascoltavano ascoltava tanta tanta musica, si andava tanto a teatro, musica. E tu hai eccetera. iniziato presto a suonare? È nato prima il piacere della cultura, della musica, e sarebbe interessante anche questo che capitasse normalmente nella vita delle persone. Poi ho incontrato il flauto dolce a scuola e poi di lì è nato tutto, perché poi il mio insegnante di scuola che è Paolo Tognon, che è un fagottista che suona anche lui i fagotti storici, eccetera, e di lì poi è nata la passione. Ma è una cosa che è nata un poco alla volta, non ho avuto un colpo di fulmine. Da domani voglio fare il musicista e questo sarà Beh, il io mio proporrei a destino. questo punto di ascoltare qualcosa del maestro Ma volentieri. Gregorio Carraro. E quindi ascoltiamo un brano che faceva parte di un progetto in onore della regina di Svezia, se non vado Sì, errato. diciamo che è stato un progetto nato con una mia collega e amica che si chiama Kerstin Fröding, che è una flautista e oboista, anche lei svedese. E abbiamo pensato di dedicare un progetto alla figura di Cristina di Svezia, dato che ha queste due anime, nordica da un lato e dall'altro anche mediterranea, perché è stata a Roma, no? E lei ha vissuto a Roma per una buona parte della sua vita e ha conosciuto Corelli, tutto questo ambiente musicale del tra 6 e 700. Abbiamo messo insieme degli autori del 600, sia svedesi sia italiani che erano a corte da lei in Svezia, sia autori italiani romani. Quindi è nato un programma piuttosto misto, fatto in collaborazione con la Svezia. Allora, ascoltiamo di Albrici la Sinfonia numero 7.
con il maestro Gregorio Carraro. Ma lo sono sei anche assolutamente. Ah, sono circonfuso di manichini. Ma in senti, un clima d'arancia meccanica un po' officita. Che impressione ti fa portare questa atmosfera di un teatro, di una chiesa in un locale come il nostro? Ecco, a proposito, maestro, dove eravate? Eravamo a San Maurizio, a Milano, un posto storico per la musica antica in Italia, perché teatro di una rassegna storica di musica antica. E l'effetto in effetti non è male, perché non mi è mai successo di l'acustica è molto bella, però non mi era mai successo di portare Alberici la Sinfonia Settima in un locale. Questo è veramente un po' straniante. Questo qui ci fa onore, ci riempie di entusiasmo. Mentre guardavamo il video dove suonavi, dicevi che sei anche direttore d'orchestra. Diciamo che capita che quando abbiamo dei progetti con vari strumenti, tutto quello che fa il concertatore lo faccio io, nel senso che c'è un punto di riferimento che dà delle linee guida perché si faccia anche tutti la stessa cosa, insomma, in definitiva. Ma per tu, Gregorio, insegni anche? Io ho insegnato in maniera piuttosto, come dire, variopinta, perché ho fatto diverse cose. Io sono laureato in lettere, quindi ho insegnato musica sicuramente, però insegno anche lettere. Mi capita di fare anche questo, è una specie di vecchioni della musica antica, no? Bella che fai il prof e poi suoni. Molto è bella, una cosa carina che mi è successa ultimamente e che mi ha fatto scoprire per un mondo che non conoscevo, e devo dire che mi piace molto, perché comunque ha a che fare con un pubblico e ha a che fare in qualche modo anche con l'intrattenimento. Spesso gli insegnanti non sanno intrattenere e infatti i risultati si vedono. Mentre tu sei, diciamo che ho entrambe le facce della luna. Sì, insomma, è difficile separare le lettere dai suoni, ma dobbiamo fermarci per qualche istante per dare la linea alla regia. Torneremo fra poco al Cocktail Music Club con il maestro Gregorio Carraro. A fra poco. We'll be right back.
così accoglienti da sentirti a casa, così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta, così avanzata da non lasciare nulla al caso, così sofisticata da sembrare semplice, così attenti da costruirti un ambiente su misura, così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Perché allattare è così importante? Partecipa al seminario organizzato da Clinica Dentale il 24 settembre presso l'Hotel Piramidi di Torri di Quartesolo. Potrai trovare tutte le informazioni presso la nostra segreteria, che sarà a tua completa disposizione. Posti limitati, affrettati a confermare la tua partecipazione. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita.